Salve a tutti, Alessio Santoni, agronomo. Oggi parliamo di IMU e TASI. La scadenza è quasi imminente, lunedì prossimo scade, e alcuni clienti mi ha chiesto alcune cose riguardo gli edifici rurali e in particolar modo gli edifici rurali accatastati come C2, categorie C2 e C6. È importante che questi due tipi di categorie abbiano l'annotazione di requisiti di ruralità al catasto. Esistono dei modelli che vanno presentati nel momento in cui gli immobili con categorie C2 e C6 hanno i requisiti di ruralità. Ad esempio, potrebbe essere un magazzino che è stato accatastato come C2 o C6 e però è utilizzato a scopo agricolo e pertanto il catasto non sa, cioè il comune non sa che l'immobile è ad uso agricolo. Pertanto occorre porre l'annotazione e comunicarlo al catasto. Nel momento in cui il catasto recepisce che l'immobile è a uso agricolo, mettono un'annotazione che ha i requisiti di ruralità e pertanto noi usufruiamo dell'agevolazione e pagheremo solamente la TASI che è l'un per mille. Questo è molto importante e ricordatevi che questa comunicazione va fatta nel momento in cui esiste il requisito di ruralità, ma va fatta anche nel momento in cui l'immobile perde il requisito di ruralità. Ci sono due modelli, l'allegato C e l'allegato B. L'allegato C riguarda la dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per richiedere l'annotazione di ruralità ai fini di magazzino, deposito attrezzatura agricola, stoccaggio cereali o altro tipo di stoccaggio di materiali prodotti agricoli. Poi esiste l'allegato B invece per identificare l'immobile come rurale ai fini abitativi, però c'è anche al contrario la perdita di requisito rurale, perché probabilmente l'immobile che è accatastato come C2 o C6 potrebbe in qualche modo non più essere utilizzato a scopo agricolo, ma a scopo extra agricolo, che potrebbe essere magari un deposito come garage per le auto, oppure potrebbe essere anche un magazzino non più contenente prodotti agricoli. Ecco, tutte queste variazioni vanno comunicate al catasto ai fini dell'agevolazione IMU-TASI. E mi raccomando, questo è importante e quando fate i controlli per la compilazione dell'IMO fate le visure catastali perché nelle visure catastali a destra vi sono le annotazioni e nelle annotazioni c'è scritto se l'edificio è rurale o meno. Parliamo sempre di C2 e C6. Quindi accatastati come magazzini C2 e C6 oppure edifici abitativi a scopo agricolo A3, però nel momento in cui il fabbricato invece è censito come D10 non vi è la necessità di porre l'annotazione. Spero di essere stato chiaro. Un saluto a tutti.